Che coglione. Succede. Sto riprendendo io. C'è un altro colore e sono anche più difficili. Perché io mi ricordo che sul piastro di mezzo di mettere e poi sono andato a finire su Alivanos, allora Peneriva, Maria che Ternato, così. Quando hanno visto gli ori di Alivanos, tutti i vecchiottini, c'era uno ogni 20 metri, e poi sono tornato indietro. No, sul sasso della Croce. Della Croce in Barbaria. Bellissimo quel pilastro. Eppure era via di sesto grado classico. Sesto grado classico, ma con chiodo ogni tanto, la roccia friabile. Vabbè, ma tutti quelli anche di Mesne, non è che c'era tutti sti chiodi. No. Però voglio dire che certe vie che sono state fatte 30 anni fa erano molto impegnative. La punta della prua, io sono arrivato e ho trovato un terrazzino liscio, levigato. Sì, molto levigato. Ho scolpito le mie lezioni. L'ho fatta quella via lì. Sì, l'ho fatto. I toni lastroni, sì, sì. Luigi luccicanti. Però io lo sono spesso aperto l'orlo, ho lasciato l'ultimo. Questo Domenico Bellenzer poi dice di averla aperta in solitaria. Ho scolpito le mie iniziali. Pieno strapiombo col chiodo per noi. Sì, perché sotto strapiombo. Sotto è una prua di nave. C'è la prua. Perché sono andato sull'orlo. No, ti ha messo un chiodo espansione, se mettevo per il punto, faceva salire i miei compagni e facevamo la via. Difficile dire, lui l'ha messo in chiodo espansione, e lui l'ha messo in chiodo. E io ho rinunciato a questa via, per non fare un buco. Capito? E se me era immorale. Immorale sì. Parlo di 40 anni fa. Nel 1900? Anni 70, 61. Sì. Avrei aperto quella via del fiume. Beh, scalatori veri, per noi scalatori veri, sono questi. Lo scalatore vero è quello che sale con i propri mezzi, che comincia a forare. Sono fuori tutti, dai, attacco un po' le cose. Come faccio io adesso perché mi cago sotto? Quando ero forte non lo facevo. Adesso perché mi cago sotto voglio tornare a casa, cioè, capito? Dice voglio tornare a casa, allora attacco a Trapanato. Ma che alpinista sono, hai capito? Io sono alpinista così, adesso. Loro erano alpinisti senza espansione. E poi scusa, Piero, quando mettevi un chiodo per espansione, se ci volavi non reggeva il volo, no? Con la stringhetta di piombo, mettevi il pezzettino di piombo e poi lo battevi. Era un cilindretto così per passavi e basta. Però adesso con lo spin reggi. Adesso è cosa in acqua. C'è tacchi. La scoda. Io ero talmente emozionato, riuscivo a parlare in Valvadia che aveva convinto il padre, no, devi stare a studiare. Allora Rich Zaremba era tutto preciso, senta, deve con me avrà la preparazione perfetta, tu ti immagini che cosa ha studiato? Perfetto, l'elicottero col soccorso. C'era un giorno che stava studiando, tutti i giorni arrampicato. Ti racconto quella scena del soccorso, morisce. Aiuto! di più. Che poi ci sono con due, tre cose, sono arrivato. Più che scalatori personaggi. La terrazzina. Io la via l'ho fatta tutta. Sì, lo stradiamo. Peccato perché quel signore lì è diventato il pilastro d'alle che è la via Bellenz, la via Bellenz. Io l'ho fatta tutta. Quanto conosciuto sto Bellenz? L'ho fatta tutta 10 anni prima.
pensa un po', vedi? Era meglio che scrivessi la relazione e la pubblicare. Era meglio quello che dicevo. Ma non era morale, una riesce a non no. Sì, esatto. Tutto il piatto bello che l'ho fatto tu. E poi praticamente non ha venuto mai più la situazione. E ha trovato i miei chiodi, il nostro piombo. Hai capito? Questa è la sera. Io ci tenevo perché è quella che era la Sugai. Ciao, mi parlava molto bene alla Sugai. E scrivere su Tari, su Tari di Nord e Cile. Porca miseria, era... è più la sorella che sulla sua nord eccetera è bella, c'è uno zoccolo iniziale di 200-300 metri e poi c'è questa cosa così a colori bottiglia giallo, fa così e finisce su sto placcone, sarà a 150 metri di placcone, così sembra che cosa sembra spingere, sembra quasi una spinge, un pilastro così bello. Sì, è vero. Ecco, questa è la